La ricetta era facile perché dovevano fare immediatamente lo scostamento di bilancio, cioè vuol dire che lo Stato doveva mettere i soldi per proteggere questo caro energia. Non lo fa e non lo continua a fare. E io voglio capire il motivo per cui gli speculatori possono fare quello che vogliono e il governo ha paura di fare uno scostamento di bilancio, a meno che non voglia fare fallire sia le piccole imprese, sia i piccoli gruppi e soprattutto vorrebbe andare a gambe all'aria le famiglie italiane. La ricetta, come la chiama lui, è di Gianluigi Paragone, leader di Italexit, che torna in Puglia e a Bari per presentare le liste alle politiche. A Bari spunta l'ex 5 Stelle Vincenzo Madetti, lo stesso Paragone correrà a Lecce e ne ha per tutti, dall'inflazione all'Eurozona, passando per i provvedimenti su balneari e turismo, con un'idea chiara della Puglia. La Puglia ha tutte le caratteristiche per sposare impresa, turismo e vocazione agroalimentare. Bisogna amare una terra, bisogna proteggerla, bisogna avere l'orgoglio di dire questo è un paese straordinario, io devo lavorare per questo paese. Quindi se vogliamo rilanciare il turismo, le imprese, devi lavorare sia a livello di fiscalità, sia a livello di rispetto delle regole del lavoro e devi dire no allo strapotere delle multinazionali. Convitato di pietra il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi e il suo esecutivo. Il governo Draghi e le forze che lo hanno sostenuto vogliono massacrare l'impresa italiana e a maggior ragione purtroppo la piccola impresa italiana. Quindi se vogliamo restare con questo schema, avanti Savoia. Il PNRR mi sembra che sia un piano diabolico, perché ti indebiti per andare a spendere i soldi in altre economie.